Andiamo, Ah, del bar degli scemi. Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Giacomo. Giacomo, amico di Silvia. Saluto tutti quanti, in particolare il professore, che ci manca quella famosa radiocronaca che facevo su Radio Nostalgia. Allora, deduco che se Giacomo fa i complimenti al professore, non è amico di Silvia. Esatto. Non è del bar degli scemi, via. Non è del bar degli scemi. Bene, Giacomo, allora vogliamo io partire. Io volevo fare soltanto volevo una considerazione dal professore. Sì. È uno sfogo mio personale, scusate se sono un po' agitato. No, volevo dire una cosa. Domani c'è la sentenza. Sì. Io sono convinto che al 100%... Parliamolo, diciamo agli amici a casa che magari non seguono proprio la sentenza, parliamo di Padova. Sì, di Padova. Sono passati d'altra parte soltanto 5 mesi e mezzo. Sono un po' emozionato. E io sono convinto che al 100% ci daranno quei 3 punti. A noi quei 3 punti li dobbiamo snobbare. E io invito tutti i tifosi Granata di stare domani tutti a casa, perché la nostra festa è domenica. Sì, credo. Sì, sono d'accordissimo, Giacomo. Chiediamo a Piero e a Camil che cosa ne pensano. Siete d'accordo, credo? No, giustissimo. No. Il campo, noi contro il campo. Pensare, sì, il certo, campo dobbiamo prepararsi bene per domenica, e vincere domenica e dopo... Fare festa. Abbiamo avuto un assaggio già l'altra sera, quindi non è giusto che ci facciamo prendere i peperi, non voglio aggiungere altro. Ecco, bene così. Giacomo, senta una cosa. Momento, c'è il quiz, Giacomo. Sì. Non vinci nulla, io te lo dico fin d'ora. E ti dico anche che è molto difficile, mettiamo alla prova Piero Gai questa sera. Vogliamo provare a vedere chi è la figurina di questa volta? Come? Vogliamo provare a vedere qual è la figurina da individuare? Sì, ok, va bene. Allora andiamo. Allora, chi è questo signore? Allora, ragioniamo con calma. Partiamo dallo sponsor, va bene. Però non ho il televisore davanti. Mi devo spostare un attimo. Allora tu spostati che noi nel frattempo ce la contiamo un attimo. Silvia, aspetta, non lo sai. Allora aspetta, perché qualcosa mi dice. Non è Angelo Branduardi. No, però si è messo un casco d'uva in testa. E non è nemmeno, non siamo nemmeno né io né il prof. Raffaele Sergio. No, ciao, ma questi capelli non li ha mai avuto. Non me lo ricordo, sono sincero, non voglio dire... Niente da fare, Giacomo? Niente. Ti devi sdraiare. Secondo me mettiamo a dura prova anche Piero Gai questa sera. Ma io lo so. È uno straniero, ma... È uno straniero, allora, diciamo una cosa. È uruguaiano. Uruguaiano. Casa Grande. No, quello era brasiliano. Va bene. Grazie Giacomo, adesso ti diciamo Piera. Buon proseguimento di serata. Grazie, continua a seguirci. Allora Piero, era un uruguaiano, domani compie 41 anni, nel Torino, voglio dire. Ha fatto una stagione. Ha fatto 2 presenze e 0 gol. Difatti. Allora, si chiama Marcelo di nome? Ah, Sara Leghi, è lui. Marcelo, che noi in curva... Che loro in curva dicevano Maselu. Allora, vogliamo ancora vedere prima della pubblicità forse Sassuolo? Due parole su Giacomo, no? Perché effettivamente, e qui chiamo in causa anche Camil, siete stati più forti anche di questa vicenda di Padova, perché prima vi hanno tenuto in sospeso per un po', anzi, prima vi hanno detto si gioca domani, poi si gioca quell'altro giorno, poi ve l'hanno fatto giocare. Posso interromperti? Con quei pochi minuti. Cioè, in un amen sono arrivati 3 a dire Flavio, Eros e un altro che per la fretta non si è neanche firmato, Sara Leghi, cioè tutti l'avevano individuato, tolto qua, Piero, ti tiriamo le orecchie. Sì. Sto invecchiando. Vabbè. Sì, dicevo, siete stati più forti anche di questa situazione, dove a un certo punto vi hanno dato i punti e poi ve li hanno tolti in un momento non facile, proprio prima di andare a giocare contro Pescara e contro Sassuolo. Quanto vi ha disturbato in realtà questa situazione di Padova? L'abbiamo già abituati a questa situazione, che eravamo con 3 punti in più. Dopo era sì, un colpo, ce l'avete vissuto un come colpo un'ingiustizia? Per noi. Non lo so, difficile dire adesso, però è sicuro quelli punti dall'inizio ha mancati un po', no? Però per il momento... che avesse vinto. Adesso dai ragione a Giacomo, se ci fosse da dire ci sono sti 3 punti, ti sentiresti di dire teneteveli pure?
No, no, vabbè, questo è difficile, il discorso di, vabbè, è difficile da dire, però, insomma, noi vogliamo vincere in campo e nessuno. Prof, velocemente il Sassuolo, ce lo vediamo? Sì, sì, volentieri, bella partita con grande piglio. Ventura sceglie una coppia diversa in attacco con Bianchi e con Meggiorini, invece il Sassuolo non ha punte, gioca con Sansone e... adesso mi scappa il nome, questo signore qua, Missiroli, esatto, in arrivo dalla Regine, che arrivano da dietro. Bianchi si fa vedere in apertura, il controllo e il tiro, niente male, dopo pochi minuti di gioco. Pea è già preoccupato, Bianchi però si fa male al flessore della gamba sinistra e chiede il cambio. Pallone fuori, dentro al suo posto Antenucci. Dunque Antenucci e Meggiorini, coppia di attacco, con un Vives che gioca più accentrato, lo vediamo qui, il suo controllo, gira da una parte, gira dall'altra e poi fa girare il pallone, che si schianta sul palo alla sinistra del portiere, dove proprio Pomini non riesce ad arrivare. Questo è il preludio del gol che arriva dopo poco, con il calcio d'angolo battuto ancora dallo stesso Vives e la zuccata di D'Ambrosio, che dice eccolo qua il gol, servito e riverito. Un 1-0 che significa tanto, perché il Toro tutto sommato avrebbe potuto anche accontentarsi del pari, avrebbe mantenuto 2 punti di margine sul Sassuolo, così invece va a più 5. Le proteste di Piccioni per un mani di Ogbonna da distanza 20 centimetri rispetto a dove è stato calciato il pallone, poi l'uscita a vuoto di Benussi con il pallone che termina sul fondo colpito da Lombi. Prova ancora il Sassuolo, Sansone cerca di inserirsi su questo retropassaggio di Ogbonna e bravo nella circostanza Benussi a farsi trovare. In avvio di ripresa arriva il raddoppio da parte del Torino e la punizione di Parisi, deviazione di Pomini, arriva Antenucci, ancora deviazione, poi di piatto destro Bascia mette dentro la porta. Poi qui è bello che Bascia vada verso la panchina a prendersi le scopole sulla testa e gli abbracci di quelli che hanno giocato meno. Pensa quando le scopole da Glick. Meni, in quella situazione lì, meni quando non giochi. Torino in... in fase difensiva abbiamo visto anche la curva, il colpo di testa di Missiroli è solo centrale e il Sassuolo nella fase centrale anche della ripresa perde un'occasione grossa, questa del rigore che Bascia confeziona fermando con una trattenuta l'avversario diretto che è Valeri, e lo vediamo solo nella parte terminale, poi però ci pensa Sansone a scagliare alto. Evidentemente la tensione di giocare con uno stadio pieno, quando si è abituati a giocare davanti a 1000 persone, può causare problemi anche per i giocatori del Sassuolo. Va via poi Vives sulla destra, palla per Meggiorini che gira molto bene sul secondo palo e finisce per qua. Un 3-0. Finisce qua. Allora possiamo anche rientrare in studio. Prima di andare in pubblicità, e questo è un messaggio fantastico, ci scrive Caterina che dice: ho 9 anni, sono moldava, grazie a mio zio Gianni sono diventata granata. E allora Caterina, un bacio. Ti aspettiamo. Ti aspettiamo e andiamo in pubblicità adesso davvero.